Passare alcuni mesi, ma ci vengo spesso con la mente anche quando sono fuori, che è un po' un luogo che mi, una cornice direi, che non, di cui ho cominciato a sentire la necessità, gradualmente, ma insomma fortemente da parecchi anni, anche per inquadrare certe idee e pensieri, questa cornice fisica, visibile, o pensata, o pensato, o ricordata, mi serve. Questa è un luogo ormai, l'anima, secondo si suol dire. Beh, ora mi sono seduto addirittura al mio tavolo di lavoro, dove passo qualche ora più o meno ogni giorno. Anche questo fa parte un po' della, del paesaggio che avete visto, no, non che sia monumentale, ma è intimo anche questo, ma è un tassello di questo piccolo universo in cui mi trovo. Ma io, ecco, devo dire, quando ripenso a queste cose, ora dal punto in cui mi trovo ora, che sono molto molto avanzato negli anni, io vedo, come dire, un'epoca ancora molto umana, ecco, un'epoca ancora molto umana, fino alla guerra mondiale, fino alla seconda guerra mondiale. Poi, ecco, le cose si cominciano molto a complicare e, insomma, anche a diventare molto difficili da interpretare e da vivere decorosamente, ecco questo, da interpretare nel loro senso e da viverle. No, vi dico, fino alla... alla 40, fino alla guerra, insomma, diciamo, fino a, ecco, la data esatta di questa diciamo discrepanza qua, perché sto cercando di raccontarvi, è forse il nazismo, no? È il nazismo. Cioè, quando il nazismo scende, ecco, dalla Germania anche nel Mediterraneo, cioè, con la guerra di Spagna e poi allora cambia l'umanità, cambia, cioè la condizione consapevole dell'uomo sociale, dell'uomo che convive con gli altri uomini. Io sento questo oggi, ricapitolerei tutto quel primo periodo della mia vita sotto questo segno.
E invece quando arriva il nazismo è veramente, secondo me, il drago, la bestia nera. Perché anche il fascismo, che si nazifica, diventa un'altra cosa. È un'altra cosa. Non è il fascismo bonario, è un po' per noi anche, sì, umiliante, se vogliamo, come livello, no? Come livello, per noi, per chi non lo era fascista e doveva in un certo senso tollerarlo. E poi ecco, subentra la guerra, che insomma è un'esperienza totale, un'esperienza catastrofica, no? Catastrofica sugli averi, catastrofica sulle tradizioni, catastrofica sulle istituzioni. È catastrofica sull'uomo, sull'individuo, ma sull'interno dell'uomo, no? E questo subentra questo. Però ecco, io questi episodi della Hiroshima, Nagasaki, cioè, non li vedo più nell'umano, li vedo fuori anche della responsabilità. No? Cioè, è come se il male, che in fondo è un tema che è centrale poi, no? Il male c'è. Come il male agisse lui, cioè al di sopra dell'uomo, proprio schiacciando anche la sua intelligenza, la sensibilità, la sua memoria, no? Quindi è talmente grossa quella violenza, che insomma sfugge un po' anche alla nostra misura, non solo, ma anche alla nostra forse giusta reazione, insomma, no? Umana. Cioè. E allora questa contrapposizione che dobbiamo vivere giorno per giorno. Noi giovani, perché eravamo ancora giovani, usciti dalla guerra, eravamo usciti male, dolorosamente, ma anche con qualche desiderio appunto di umiltà, ecco, devo dire, condivisa, proprio di riprendere contatto con le cose più semplici, i contadini, faccio per dire, gli operai, la gente comune, il loro linguaggio, il loro modo di esprimersi. Ecco, riprendere tutto questo e sentirne valore. E cosa viene? Viene l'epoca dell'ideologia, no? Ecco, questa è la seconda cosa. Ecco, allora si vive appunto non più nella dialettica elementare che dicevo prima, ecco, che era appunto, si capisce, la contrapposizione che ci poteva anche essere stata viva nel primo periodo, che io chiamo quello più umano, insomma, ecco, no, ora era qualcosa che ti schierava, che ti faceva diventare in un certo senso un milite, un numero, ecco, questa è stata un'epoca molto lunga, molto dura. E quando noi si parla della guerra fredda, si parla di questo, questa era la guerra fredda, era dentro di ciascuno di noi anche, insomma, no? E non è che sia passata, poi, insomma, comunque è sgretolata, ma non è stata certamente pacificata. Questo è un po' il nostro percorso. Pensa un po', ecco, io sono nato nel 14, insomma, ci arrivo con questo, si arriva agli anni 70, agli anni 80, gli anni della guerra. Il terrorismo sono un po' anche, è appunto un epilogo, almeno sembrava un epilogo, ecco, di questa notte. Quindi effettivamente, no? Il nostro secolo è pieno di queste cose che ci ha messo di fronte veramente non solo a tu per tu fra schieramenti umani, fra disposizioni,
stati, cioè, ma proprio di fronte, anche metafisicamente, direi, ecco, alla vita, al problema. È un secolo molto... E noi abbiamo vissuto questo secolo. Abbiamo vissuto giorno per giorno, anche se non consapevolmente, nemmeno, però puntualmente, giorno per giorno queste cose. Ma, e anche oggi ci siamo nel mezzo, ben inteso. Perché queste guerre che ci sono ora e questi stermini non sono minori, noi non lasciamo bene. Sulla carta non c'è. No, è sulle. È qualcosa che si aggrega misteriosamente un po', no? Cose che uno aveva notato, magari, no? Nella memoria, e che poi si risvegliano al minimo l'attrito con qualche altra cosa che non è imprevista. Okay, no. Sì, ma insomma dico, è un ordine mentale, no? In cui tu vai a finire, insomma, no? Io scrissi questo libretto, no? La barca, insomma l'ho spiegato varie volte, un po' nella scoperta un po' di me stesso, ragazzo, poco più che ragazzo, e di questo mondo a cui aspiravo di accedere, no? Che è quello dell'armonia poetica, della correlazione tra le cose, insomma quello che è appunto il quid, insomma. Insostituibile della poetica, se possiamo in qualche modo riassumere, insomma, non è possibile, ma così, all'ingrosso, ecco, diciamo. E ora, questo lo feci nella pienezza un po' del mio entusiasmo, è vero, adolescenziale, ecco, questo. E, insomma, questo modo di poetare, queste poche cose che avevo poi pubblicato, ecco, si distinsero da quello che in fondo era il lavoro di altri poeti, magari più adulti, più avanti, come Montale, Ungaretti, eccetera. E la parola ermetismo invece poi inglobò tutto questo. Di cercare l'uomo interiore, insomma, che cosa era all'interno di tutto questo, l'uomo nella sua condizione vera di esperienza e di sofferenza, insomma. Questa è un po' la mia in nuce, insomma, ecco la mia posizione di allora, che è rimasta tale, l'esperienza. Ecco, è una cosa che veniva quasi negata, ritenuta superflua, cioè sembrava che la partita fosse già perduta, che l'uomo fosse appunto un naufragato, insomma. Ecco,
E in fondo questa è la conclusione della mia esperienza, insomma, che io sono altri passi, c'è questo e quello, insomma, ecco, è molto più semplice, ecco, avere una specie di pessimismo, diciamo, ecco, pregiudiziale, che invece avere una esperienza contraddittoria del mondo. E questa è stata un po' la mia cosa, insomma, sempre con una certa speranza, questo devo dirlo, una certa fiducia, insomma, non tanto, ma insomma che quello che non è oggi può essere domani, insomma che il mondo, la progressione possibile dell'umano possa accadere, insomma. Ed io mi ritrovo distante da me in un'altra violenta speranza nel mondo bianco viso umano nello specchio dei nostri infiniti anni. Sono poesie che si un po' anteriori agli anni della insomma di poco, ma comunque di 18 anni, diciamo, e ecco, ma non ha avuto neanche tanto come dire, la curiosità critica a rivederle o a rileggerle, insomma, che poi l'ho fatto naturalmente, ma non tanto quanto mi ha commosso, mi ha ripreso quell'atmosfera in cui ero nato, insomma il momento in cui le avevo scritte, che ero ancora insomma, in casa, al liceo, insomma, e quando stavo con la mia famiglia, mi isolavo in una stanza, e c'erano un po' tutti, tutti che avevano cerco nessuno. Ecco, e questo mondo mi ha ripreso un po' la gola, devo dire, insomma, emotivamente. Poi, insomma, ho letto queste cose e sì, dico, vabbè, ora ci sarà molto di precario, insomma, di provvisorio precario, però sì, devo dire che c'è, ecco, una causalità, un principio che risponde da un'emozione iniziale a una causa più generale, no? Questo percorso, così, questo bisogno di rapportare un particolare alla sua generalità, insomma, alla sua universalità, scusate la parola di nuovo. Ecco, però questo l'ho trovato veramente singolare, ecco, e si assomiglia molto alle cose che scrivo ora, che ho scritto negli anni più recenti. Cioè, c'è un filo che le lega veramente, molto singolare, sì. E forse il linguaggio avrà avuto qualche, sicuramente, evoluzione e maturazione, ma insomma c'è questo. E questo mi ha molto sorpreso. E insomma, poi il ritrovamento è stato un po' un giallo. Non saprei dire neanche io, che non sapevo di averle perdute, ho saputo di averle perdute quando l'hanno ritrovate. Ecco, e poi mi sono venute in mente queste. Sì, è stato un po' singolare, sì. Aveva albero disobbedito alla sua norma. Aveva lui tradito o altri contrastato la sua forma, deviato dal suo fine la sua forza. E ora era deforme. Per errore o cattiveria di chi?
si logora, si imbroncia. Non piangere, albero, non gemere, gli gridano le rondini nei tuffi e negli affondo del loro mulinello. C'è un'armonia più estesa e misericordiosa che abbraccia anche il tuo scorpio. Lo modula, lo lima, lo commisura al suo perenne ritmo. Chi è? Non è nessuno, ma c'è onnipresente, colui che raccoglie questo dialogo e passa tra gli effimeri che passano nel vento inesauribile del mondo. Effettivamente, da un certo punto del mio lavoro, ecco, questa forma morfologia, proprio direi un po' scenica, ha preso un campo anche nel mio linguaggio di scrittore diverso, insomma. Cioè, è nato questo teatro dall'interno della mia abituale e tradizionale ormai attività di poeta inglese. Cosa può avere generato questa? E me lo domando anch'io qualche volta. Questo desiderio che la parola diventasse anche azione, insomma. E non solo azione, ma anche incarnazione, insomma, no? E questo, insomma, l'ho cominciato a sentire appunto scrivendo i pazzi. Ecco, e lì sentì appunto che il linguaggio della poesia e il linguaggio dell'azione quasi erano inseparabili, anzi non si poteva, ecco, generare nessun effetto se non integrando queste due cose, se non facendo interagire, scusate la brutta parola, ecco, queste due. E scrisse questo. E questo ha influito anche sulla mia poesia, poi, in fondo, mi ha, come dire, forse abituato a una maggiore incisività, ecco, del testo, subito al centro dell'emozione, insomma, al centro del discorso. E viceversa, insomma, ecco, sono due aspetti che si sono poi condivisi la mia poca energia, ecco, è così, no? A me prima è piaciuto sempre molto, però io stranamente ho trovato che il cinema abbia poi rinunziato un po' a se stesso e si sia adeguato alle altre, per analogia, alle altre espressioni. E fa anche lui un po' quello con altri. Ma se si pensa a che cos'era il cinema alla sua origine, noi siamo stati un po', la mia generazione, un po' cresciuta con il cinema, con Griffith, cose, insomma, Pabst, queste grandi immagini, non solo, ma anche aperture, ecco, che dava, no? Lasciava immaginare possibili anche, no? E poi, è vero, e poi c'è stato, certamente, il cinema professionale già inquadrato nelle forze di produzione, cioè, che ha dato dei bei capolavori, d'accordo, ma ha lasciato, secondo me, questo campo, questo
possibilità di essere veramente la, un'altra musa, no? Una musa aggiuntiva, più grande, insomma diversa, insomma, no, non parallela o aggiuntiva, capisci? Allora io ho questa specie di riserva, genere. Quindi il cinema, io non so, io non ho scritto per il cinema nulla e non immagino né una mia cosa scritta pensando direttamente, però capisco che certe cose non le avrei scritte senza il cinema. Anche le poesie, insomma, no? Anche le poesie, cioè quelle certe, appunto come dicevi, immagini, o fughe di immagini, o intuizioni di immagini che si vedranno ancora. Non so, tutto questo è certamente impossibile per me immaginarlo se non in rapporto col cinema. Io ho insegnato molto, io devo alla scuola molto, come allievo, come quando andavo a scuola, io imparavo dalla scuola, la scuola mi dava molto. E io le prime cose, anche le prime emozioni di lettore di poesia, poi di poeta in erba, facciamo così, io le devo più altro alla scuola, e la scuola mi ha fornito questi elementi. E me li ha dati abbastanza generosamente, anche perché io ho avuto probabilmente dei buoni insegnanti al liceo Galileo di Firenze, in cui sono tornato qualche giorno fa, capito? Ed è tale quale, no? E questo è tale quale, dopo 80, 70 anni, capito? E questo non so proprio se era bene o male, no? Ecco. Vabbè, comunque. Ho visto dei giovani che mi sembravano abbastanza vivi, fra tutta la moltitudine. No, per dire, io dalla scuola ho avuto e ho anche insegnato, e, insomma, credo di aver dato qualcosa, anche apprendendo, perché insegnando si impara, no? Io direi, il liceo classico, è una scuola splendida. Io ci ripenso. Ci sono, mi ripenso alunni, mi ripenso insegnanti, e anche quando poi sono fatto altre cose, ma insomma il liceo classico è una scuola bellissima. Però certo dopo è venuta questa istanza, direi così, classicistica, e quindi in tutte le cose. E vabbè, questo però. Così. Questo principio, no, che aveva contraddistinto la nostra scuola di fronte a tutte le altre, no? Quella appunto del formare, no? Formare attraverso varie forme, anche disinteressate di sapere, questo disinteresse che no, oggi mi è scomparso, no? E quello è poi no, un elemento formativo enorme, no? Il disinteresse, una cosa che si fa senza neanche rendersi conto che ci arricchisce. Questo era il liceo classico, no? Che aveva le sue regole, ma aveva questi spazi. E avevamo questa prima. E questo è l'americanismo, ora diciamo, l'ha detto, insomma, no? Invadente, ha distrutto questo. Io ecco, mi ribello a questo pregiudizio che è molto facile, no? Che hanno i politici, i politicanti, di riversare ogni vergogna di taglia e di responsabilità sulla scuola. Però ecco, la scuola ha avuto un grande finché insomma l'hanno fatta, è stata in grado di lavorare. La critica, nel senso
così, più accurato e responsabile, te non si trova più nei giornali. C'è lo spettacolo, come c'è così l'avviso dei film, no? Insomma, un vero e proprio esercizio critico, responsabile, in nome di qualcosa anche che uno deve credere, no? Un critico deve essere in un certo senso insomma, orientato così, ideologicamente o comunque culturalmente. La stampa riflette questo scadimento, se si può dire, nel mondo non so, teatrale, produttivo, insomma di cinematografico, scadimento e poi dei sussulti anche belli, no? Comunque certo non è un momento, è un momento caotico direi, della cultura in Italia, in tutto il mondo, ma in Italia prende anche aspetti un po', se si pensa agli attori di questo spettacolo, no? Insomma, ai vari morsi, no? Faccio per dire, insomma, cioè noi viviamo in un livello, no? In cui tutto questo è possibile e non viene contraddetto fortemente da nessuno, non viene risarcito da nessun'altra cosa. È un po' così. Io devo malinconicamente qui, ecco, non voglio essere pessimista, però oggi ecco il quadro che dà l'Italia. A parte è qualche singolo successo, insomma è un po' così, avvilente direi. Le campane, si impara un po' tardi a capire quanto sono importanti, no? E sono la voce di un paese, una città, di un paese. Io ricordo una volta tornavo, non so da dove, insomma forse alla stazione di Firenze, cioè, aspettavo il taxi, e il taxi è la stazione dei taxi di Santa Maria Novella, della stazione centrale di Firenze, è di fronte a Santa Maria Novella, proprio alla Basilica. Era una domenica mattina, ed era una domenica anche abbastanza, non so, forse non c'era c'era un'abolizione del traffico automobilistico, non so, un divieto. Insomma, l'unica voce era quella delle campane. E allora capii, ma la Firenze ha questa voce, insomma, no? La voce delle campane, Santa Novella. Le campane hanno veramente questa antichità congenita, no? Nella loro, hanno seguito la storia delle campane. Insomma, dicono qualcosa, dicono una città. Di proporre, no? Per un futuro, no? Una aggregazione, una possibilità di aggregazione, di riproporre una città ancora la causa di essere una città, perché oggi le città non hanno più ragione di essere considerate città, oggi non è che aggreghino le persone, anzi le disgregano, no? le disperdono. E le contrappongono, perché così ne è.
anche nelle funzioni, ma mentre appunto ecco, una comunità può rinascere, può convivere, può inventarsi nuove forme, no? nuove ragioni di consistenza, di coesistenza. Però non ce l'abbiamo vista, non abbiamo assurde, no? Le città oggi. Ovviamente non è più così. No, per carità, neanche lontanamente, insomma. Ha solo forse ecco la presunzione orgogliosa di conservare e quindi, ma però non ha nessun potere, nessun slancio costruttivo per un domani. Io non lo vedo a Firenze, non lo vedo da nessuna parte oggi. Secondo me, è stata l'economicismo, diremmo. Ora voglio per ricapitolare tutte le cose che ha prevalso su ogni altra ragione, no? Cioè l'interesse economico, la produzione di interessi economici che non ha più rapporti con la città, ma ne ha altri. Quindi oggi, in fondo, appunto, se si parla tanto di internet è perché la città in se stessa non ha più, no? È già internet una città altra, no? In cui io non sono ammesso perché non so nulla. Beh, arrivano notizie, no? Continuamente, e poi sento che c'è, insomma. Per cui, e questa città che non è una città, è il contrario della città, che denega la città, ma, e non ne costruisce un'altra, no, però insomma, fa le sue vici. E questo è un po' il dramma, perché che uomini ci vorranno, che uomini ci si troveranno bene, no? Sono altri uomini da noi, sì, speriamo che siano ancora almeno in parte uomini come noi, ma non siamo sicuri neanche di questo, fra le clonazioni, no? Chissà cosa mi importa, chissà cosa mi importa. Io ci considererei la poesia grande, insomma, no? Leggere Dante, che non si fa molto fuori della scuola, e anche poco nella scuola ormai. Ma Dante, per esempio, è uno che è eccezionale, no? Per metterti nelle condizioni di vedere una parola, una cosa che diventa parola, è una parola che risponde a una cosa, no? È una cosa eccezionale, però non c'è altro che lui, insomma. Leggere Leopardi, no? Leopardi, certe cose di Leopardi le possono leggere, tutti le possono leggere, e tutte danno qualcosa, insomma. E poi, ci sono dei racconti. A me piace molto i racconti di Tolstoi, no? Sì, anche quelli i racconti di Sebastopoli, a parte poi Vanellice, cioè, che ci richiede forse più maturità, ma insomma, ecco, è bellissimo. Il primo bel libro è questo, aprire una finestra, guardare, immetterlo nella natura, insomma. Quello è il primo libro, è il libro sì, che non si legge mai abbastanza. Thank you.
chiusura di questo incontro. Ecco, penso di leggere questi pochi versi che sono il finale del primo poemetto che compone insieme a altri due la mia raccolta su fondamenti invisibili, una raccolta degli anni 70, insomma, ecco, dell'inizio degli anni 70. Ecco, è composta di tre poemetti, cioè di tre composizioni molto articolate, ma comunque collegate unitariamente da un motivo che si sviluppa, insomma, in ciascuno dei tre. Questo è il primo dei poemetti, che è intitolato Il pensiero fluttuante della felicità. Ecco, la chiusa è questa: a volte si tocca il punto fermo e impensabile, dove nulla da nulla è più diviso, né morte da vita, né innocenza da colpa, e dove anche il dolore è gioia piena. Sono cose queste che si dicono per noi soltanto, altri ne riderebbero, ma dire si devono. Le annoto per te che le sai bene e per testimonianza dell'amore eterno. Qui il filo si spezza. Non cedimento dell'anima, solo stanchezza dello scriva. Mi dico, o ne mormora una voce lontana, di sotto il masuglio, lingue ultime scioccanti, di ghetto in fiamme, stanchezza di lui guardato a vista con papiri e carte, dal suo sosia all'ardente matematico, seduto nello scranno accanto, in penombra, o da altri, anche più impenetrabili, dalla faccia di Quisling. Conosco quei testimoni e giudici, quei giustizieri. Prevarranno? Non prevarranno. Mi dice la mia anima fatta. Era questa.